Per arrivare a San Vito avete lasciato l'autostrada e avete percorso la strada statale. Mi raccomando, rispettate i limiti di velocità, sono molto frequenti i controlli di polizia. Siete arrivati a San Vito, adesso proseguite lungo tutta quella strada che vedete davanti a voi. Alla fine della strada troverete questo supermercato sulla vostra sinistra e subito dopo una piccola piazzetta, lì girate a destra. Dopo il supermercato trovate la strada chiusa. Dovete girare a destra dove c'è questa piazzetta alberata. Seguite le indicazioni per la spiaggia. Dopo la piazza del municipio prendete la terza sulla sinistra. Quindi prendete la prima strada sulla destra. È obbligatorio. Sempre seguendo le indicazioni per la spiaggia, a questo punto prendete la prima strada che è consentito percorrere sulla sinistra. A questo punto trovate il controllo delle guardie municipali. Vi chiederanno dove state andando. Dichiarate l'appartamento, vi faranno un pass temporaneo per entrare, poi andrete a parcheggiare al parcheggio comunale. 200 metri dopo il controllo delle guardie municipali, sulla vostra destra trovate questa grande piazza, si chiama Piazza Marinella. In fondo all'angolo destro trovate il vostro appartamento.